Ci piace molto quest'idea che siano i disabili stessi a raccontarsi finalmente per una volta, a raccontarsi a modo loro, a scherzare, a fare ironia, a rimettere al centro i desideri e la voglia di felicità che tutti hanno diritto ad avere e ha diritto a conquistare. Dici chi c'è dietro la mascherina? Elio Germano. Per la profonda sensibilità artistica e umana che ha sempre dimostrato nei confronti della diversità e degli ultimi, come ha confermato nella coinvolgente interpretazione con cui ha portato sullo schermo una personalità complessa e sofferta come quella di Antonio Ligabue. Io mi sento come tutti pieno di disabilità che poi ho trovato modo, come dire, di mettere a servizio del mio lavoro e addirittura ci prendo anche i premi. In un tempo che ci vede, ci vuole, risolti, vincenti, forti, tu scegli la fragilità. È un po' un'illusione che l'umanità sia questo modello che ci propongono, no? Invece purtroppo o per fortuna insomma non lo è. Quindi chi fa l'artista parte da delle disabilità non evidenti probabilmente, qui si tratta appunto di quanto le disabilità siano evidenti o non lo siano. Facciamo una fatica per nasconderle, le nostre disabilità, le nostre imperfezioni, i nostri lati sbagliati, tanto poi quantomeno con l'età diventeranno sempre più evidenti e continueremo a nascondere. Il momento in cui invece possiamo essere fieri di quello che siamo fino in fondo, anche se non corrispondiamo, come dire, a dei modelli che ha fatto qualcun altro, è sempre un bel momento. La vita è fatta soprattutto delle differenze, delle disabilità che fanno di noi delle persone diverse una dall'altra, se no insomma sarebbe una noia mortale. Mosca bianca è la risposta alla domanda che mi hai fatto. Io vengo da molto lontano, cioè per l'età, ecco, tanti anni fa, quando ancora la disabilità, oh poverino! Io credo che anche noi che siamo più liberi di muoverci abbiamo sentito quanto è difficile essere da soli, avere bisogno degli altri. In un certo senso ci ha fatto bene. Siamo tutti uguali e differenti nello stesso modo. I poverini si sono ribellati. Il gusto per sé di vivere. Un ausilio come una carrozzina non può essere uguale per tutti. Chi ha una grave, particolare malattia ha bisogno della sua carrozzina. La ASL non deve scegliere quello che costa di meno e poi cambia quando il malato si vede che non lo può usare. Questo dura tanto tempo e tanti malati non hanno tempo. Ho fatto parte del gruppo musicale Elio e le Storie Tese, maggiormente noti per un grande successo degli anni 90 che è Italia sì, Italia no, mangiamo la pizza. Mi ricordo una mia nonna quando diceva non capisci la fame con la pancia piena, e credo che la fame non sia solo la fame di cibo ma sia la fame di contatti, la fame di compagnia. Durante questo periodo abbiamo compreso come è facile diventare marginali. Sarebbe già un buon risultato se questo ci aiutasse a comprendere le persone che per altro tipo di barriere che non sono virologiche ma barriere di comprensione si trovano nello stesso isolamento in cui noi ci siamo trovati alla fine per qualche settimana, qualche mese.
È bella di suo. Io sono una persona molto ottimista, tendo a vedere il bello nel brutto. Il messaggio che voglio lanciare è di positività, di ottimismo, di speranza, di volontà. Io rimango ottimista come Carolina, spero di continuare questa meravigliosa avventura che ho in Rai Play con le storie di Mirko e quindi, Caroli? Siamo ottimisti, viva il futuro, un futuro grande. Un piccolo giro di rotella, un grande passo per l'umanità. Io amo le sfide, quindi ho raccolto questa sfida con grande trepidazione e non vedevo l'ora. Penso sia stato passato il messaggio di continuare in questa battaglia, di fare sempre di più il nostro meglio. Nel mondo secondo me non dovrebbe esserci una categoria dei disabili, degli omosessuali, ci dovrebbero essere le persone contemplate per i propri bisogni ma anche per quello che possono apportare. Pensa alla stranezza. Mi piacerebbe che questi eventi non esistessero, perché il fatto che esistano sta a indicare che ci sono tante conquiste da fare che non sono date per scontate. Stasera che ho saputo che il Teatro Ghione è un teatro ad alta accessibilità, ecco, mi piacerebbe che questa non fosse una notizia, perché tutti i teatri sono parimenti accessibili. Abbiamo cercato di superare stereotipi, di tirare giù barriere, muri che ci creiamo da soli, anche solo definendoci, dividendo magari il mondo in disabili e normodotati. E noi dobbiamo vedere le persone, non vedere i numeri, non vedere le statistiche, ma vedere l'essere umano che abbiamo davanti. Se insieme sappiamo avvicinarci, organizzarci, confrontarci e risolvere i problemi che per la maggior parte da soli ci creiamo, quanto bello e vicino sarebbe il futuro, diceva qualcuno. E speriamo di, insomma, averlo avvicinato un po' di più e di averlo reso un po' più bello. Facciamo tutto il nostro meglio per il prossimo, perché il prossimo siamo noi. Thank you.